Ciao a tutti, oggi vi proponiamo una delle ciaspolate più classiche di Limone Piemonte, ovvero Capanna Chiara. Potete partire dal centro di Limone oppure venire in macchina fino a qui all'imbocco del vallone dell'Almellina. Vi lascio poi sotto il link su Google Maps per arrivare esattamente qua. Siamo pronti, possiamo partire dopo la sigla. Ci incamminiamo sulla vecchia strada di servizio degli impianti che conduce in un'oretta circa alla conca del Cross. Sopra di noi sovrastano la cima di fascia, le rocce del Cross e il monte Yurin. Essendo presto, decidiamo di salire ancora un po', seguendo all'incirca il tracciato dello ski lift Marmorera, ancora presente anche se non più attivo. Questa zona di Limone, da tempo ormai abbandonata dal turismo di massa, rappresenta uno degli angoli più suggestivi e selvaggi del territorio. Per questo motivo è diventata dominio incontrastato degli escursionisti, sia d'estate che d'inverno. Torniamo quindi sui nostri passi e raggiungiamo finalmente Capanna Chiara. Probabilmente il punto più panoramico di Limone. Capanna Chiara fu costruita in prossimità della stazione terminale della vecchia seggiovia del Cross, il primo impianto a fune aerea della provincia di Cuneo, inaugurato nel 1948 e che ha funzionato fino al 1998. Il rifugio, invece, uno dei pochi in Italia dotato di piscina, è purtroppo chiuso da aprile 2019, da quando l'ultimo gestore è andato in pensione. Ma speriamo vivamente che possa riaprire al più presto per tutti gli escursionisti e non solo. Come potete vedere è chiusa, ma la gente continua a venire. Per la discesa utilizziamo il sentiero che transita a fianco della piscina e che scende nel bosco di Faggio. Dopo pochi minuti raggiungiamo questo punto panoramico. Eccoci giunti alla fine di questa piacevole ciaspolata. Sono circa 450 metri di dislivello e 5 km in tutto, quindi abbastanza fattibile, cosa ne dici? Sì, semplice. Potete fare tutto l'anello in 2 ore e mezza, 3 ore, andando con calma. Noi siamo saliti dalla strada sterrata che arriva fino a Capanna Chiara e poi siamo scesi dal sentiero diretto che porta a Tetti Astegiani e poi si conclude l'anello con un pezzetto di strada asfaltata. Ovviamente l'anello si può anche fare al contrario. Come sempre, vi lasciamo qui sotto un po' di link utili. La traccia GPS, la scheda tecnica, e il link su Google Maps per raggiungere il punto di partenza. E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E ricordatevi che Limone offre delle opportunità anche per noi escursionisti, non solo per gli sciatori. Ciao e alla prossima!